cioè, hai detto una serie di cose che mi dispiace, ci vorrebbe tre quarti d'ora solo fra loro non coerenti. Sei riuscito a dire A e non A allo stesso modo. Anzitutto, il fatto, proprio perché faccio l'economista, sia chiaro, e faccio economista seriamente, sono profondamente consapevole delle nostre capacità, non faccio parte, c'è una confusione anche qui in Italia, nella letteratura popolare, nei giornali, nel mondo di Twitter. La gente pensa che i working paper dell'IMF, della World Bank, siano scienza infusa. No, signori, l'IMF è, specialmente da quando sono arrivati i francesi, un'entità politica. International Monetary Fund. Quindi la cosa che esce dall'IMF ha l'imprimatur politico, questi seguono un progetto politico, i paper escono da istituzioni indipendenti, il centro studio dell'IMF, della Banca Mondiale, delle banche centrali, tali non sono. Non confondiamo chi fa un lavoro con chi ne fa un altro. We should not make confusion between punto numero uno, l'IMF all'improvviso negli ultimi anni produce quantità di paper tremendo che guarda caso vanno d'accordo con un certo punto di vista del socialismo francese. Papers, which agree with the che caso, French prima produceva altre cose che erano d'accordo con un altro punto before di vista. That, quindi, else, cerchiamo di guardare. Per quanto riguarda i salari reali, è dubbio, basta guardare cosa succede al costo dell'energia in Giappone che ha svalutato. Basta guardarsi i dati di ogni meccanismo, di ogni vera operazione di svalutazione. Non a caso in Argentina hanno licenziato, messo in galera i direttori degli istituti statistici. Perché in Argentina i dati sui prezzi sono falsi. Chiunque vive in Argentina, chiunque conosce l'Argentina, sa che la svalutazione argentina ha prodotto enorme crescita dei prezzi interni, che in questo momento l'inflazione argentina è altissima, che il costo reale della vita è altissimo. La Kirchner, davvero, di fatto, semidittatore, è arrivata al punto di riuscire a nascondere la verità agli argentini, i quali però commerciano sempre di più in mercati paralleli coscienti che i dati ufficiali sono falsi. Quindi, che ci sia quel meccanismo lì non c'è dubbio. Io ripeto, è una scelta politica, io non mi ci voglio più mettere. L'Italia si vuole andare da quel lato, vada, però non prendetevela con i tedeschi o con chi i cosiddetti salari reali rispetto alla produttività li ha recuperati in altre maniere attraverso dinamiche interne, riforme interne. Per quanto riguarda gli effetti magici della svalutazione, di nuovo continui a portare questi esempi e mi tocca portartene degli altri. L'euro è stato a 90 cent sul dollaro per alcuni anni. Avete visto miracoli? No, e nemmeno in Germania. Capite? Cioè, guardatevele a tutta la storia, non guardatevi quei due anni che vi interessano, che sembrano andare secondo i vostri pregiudizi. Guardateveli tutti gli anni. Nel 2007 l'euro era 1,57 sul dollaro, 2007-2008, oggi è 1,26, sono 30 centesimi, quasi una svalutazione enorme. È successo qualcosa? Rendetevene conto. Allora scusa, perché ci sarebbe inflazione se svalutassimo? Cioè il problema è sempre questo, anche tu non mi puoi guardare solo un pezzo della storia. Lo so benissimo che abbiamo svalutato del 20% quando subito dopo l'entrata nell'euro in un anno e mezzo, mi ricordo, perché dovevo gestire in qualche modo dei soldi che erano stati investiti in euro e era una pessimissima idea. Abbiamo avuto tassi di crescita di prezzi interni italiani molto più alti che prima. Ma assolutamente no, ma non c'è stata un'inflazione generalizzata europea, così come non c'è stata adesso, che peraltro siamo in deflazione. Cioè, anche il caso dell'Argentina, Michele, però non serve un'inflazione generalizzata per ridurre il salario reale, basta un cambiamento dei prezzi relativi, cioè basta che cambino, aumentino i prezzi di quei beni basici di consumo che la gente, il lavoratore normale, non compra, il suo paniere di consumo, non è il deflatore del PIL, per chissà. Il lavoratore normale compra soprattutto affitto, cibo, benzina, assicurazioni, ok? Ci sono una serie di prezzi che contano, altri che non contano. Cerchiamo di non, quindi non serve una inflazione generalizzata per ridurre il salario reale e il reddito reale.